quest'oggi, ragazzi, cercheremo di smentire 20 miti o leggende di Minecraft. Iniziamo subito senza perdere altro tempo. Il primo mito dice che se ti metti di fronte a un creeper che sta per esplodere, morirai. Mito confermato. Ovviamente sto scherzando, iniziamo adesso. A quanto pare è possibile attraversare delle slab se ti trovi sopra un maiale. Non ci posso credere, è vero? Ma non ha senso, perché? Ragazzi, guardate. Se piazzi un qualsiasi blocco sotto le lily pad, quest'ultime si romperanno, visto? A meno che si tratta del ghiaccio. No, non ci posso credere, funziona veramente. Bellissimo questo effetto. Lilypad più ghiaccio. Wow, e per caso ti permettono di non scivolare? Testiamolo subito. E direi che comunque sto scivolando, sì. Creiamo un portale dell'End e entriamo nella dimensione del drago. Perché a quanto pare è impossibile lanciare un occhio dell'Ender all'interno dell'End. Sarà vero? Proviamo. Oddio, è vero. Ragazzi, sto cliccando. Non va. Beh, del resto, chi ci ha mai provato, ragazzi? Nessuno. Guardate, non funziona. Mito confermato. A quanto pare, se creiamo un piccone in oro con efficienza 5, quindi facciamolo subito, prendiamo un'incudine, mettiamo piccone in oro, efficienza 5. Adesso questo è il piccone più veloce di Minecraft in assoluto. E ve ne darò dimostrazione. Beh, a quanto pare questo piccone riuscirà anche a rompere la bedrock. Dopo ben 10 minuti. Ragazzi, lo devo provare per forza. Iniziamo. Bene, ci rivediamo tra 10 minuti. A quanto pare è possibile ottenere un cavallo iperveloce se tiri delle pozioni di velocità 2 ai suoi genitori prima che si accoppino. Ok, quindi accoppiatevi e vediamo. Tecnicamente dovrebbe nascere un cavallino iperveloce. Devi crescere però un pochettino, eh. Non mi sembra troppo veloce, sinceramente. Attenzione, ha tirato una piccola sprintata. Ragazzi, chiudete gli occhi. Ok, vai, corri. Ragazzi, non mi sembra troppo veloce, sinceramente. Direi mito non confermato. Sapete tutti quanti sicuramente che esistono degli oggetti con l'incantesimo maledizione. Questo ad esempio c'ha la maledizione del legame, Curse of Binding. Ma a quanto pare è possibile rimuovere le maledizioni utilizzando il grindstone oppure il disincantatore. Credo si dica così in italiano. Vediamo. No, direi che non ha funzionato. No, no, non funziona. Mito non confermato. A quanto pare, se metti l'acqua sopra una slab, quindi in questo modo, e poi ci piazzi sopra della lava, quest'acqua non si trasformerà in cobblestone. Secondo voi è vero? Togliamo la lava. Wow! Ha funzionato! Mito confermato. Su questo sono un po' scettico, ma evidentemente se ti butti all'interno di un calderone con l'acqua da qualsiasi altezza non dovresti prendere danno da caduta, perché beh, comunque c'è l'acqua. Quindi non mi voglio assolutamente spostare, avete visto che mi trovavo all'interno del calderone. Siete pronti? Non mi sto muovendo, su Minecraft non esiste il vento e sono morto. Comunque, direi mito non confermato. A quanto pare, se utilizzi il tuo nome di Minecraft, quindi colui che osserva nel seed per creare un nuovo mondo, troverai istantaneamente un villaggio. Vediamo se è vero, perché sarebbe veramente game breaking, ragazzi. Sarebbe assurdo. Dai, 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 quanto ci metti? Deve essere un seed bello potente, visto che ci sta mettendo così tanto a generarlo, no? E ok, no. Non si direbbe. Ci sono dei villaggi. No, anzi, è probabilmente lo spawn più brutto che mi poteva capitare. Quindi fate... Oh, ma è cortissimo. Beh, fate attenzione al seed... questo qua. A quanto pare, lo sputo di un lama può colpirti fino a 10 blocchi. Quindi proviamo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Attacchiamo il lama. E vediamo. Ciao. Riesce a sputarmi... Mi ha mancato, però lo sputo è andato oltre. Riproviamoci. Non mi odiare, non mi odiare. Wow, che bella mira che c'ha. Ce la fai o no? Proviamo a stuzzicarlo a distanza. Oh, mi ha preso. Mito confermato. A quanto pare i magma cube non possono resistere nell'overworld, essendo delle entità del Nether. Vediamo se è vero. No, mi sembra anche piuttosto tranquillo. Tutto bene, magma cube? Sì, si sta rilassando, si sta godendo la giornata.
Vediamo se però sopravvive sott'acqua. Questo è fatto di lava, non dovrebbe. E invece sì, sopravvive senza alcun problema. Anzi, galleggia pure. Va bene. Ok. Mito non confermato. Se anche voi fino ad ora avete sempre fatto in questo modo la stanza degli incantesimi, quindi con tutte queste librerie e poi il tavolo degli incantesimi al centro, avete sbagliato di grosso. Almeno, se non altro, è quello che dice il mito. Vediamo se è vero, perché a quanto pare è possibile ottenere il massimo degli incantesimi soltanto con 15 librerie disposte in questo modo. Boh, sinceramente mi sembra un po' assurdo, però proviamo. Prendiamo subito una spanna di rite, dei lapislazzuli, e adesso abbiamo bisogno di alcuni livelli, quindi experience, add, colui che osserva, e ce ne diamo 5000. Ok, mi sono dato i livelli, e... 28? Quindi questo è il massimo. Non ci posso credere, ragazzi, funziona! Con soltanto 15 librerie! Aspettate, prendiamo delle altre spade perché qua bisogna testarlo tante volte. Andiamo? Non è vero. Ragazzi, mi dà gli incantesimi massimi. Non è possibile. Ma questa roba è assurda! Per farvi vedere che ovviamente non sto scherzando, andiamo da qua. Questa è quella che utilizzano tutti. E come vedete, dà praticamente gli stessi, identici, incantesimi finali. Visto? Pazzesco! Mito confermato. Ragazzi, direi che questo non funziona. E io che ho pure passato 10 minuti così. Con una pozione di velocità non andrai più veloce soltanto a piedi, ma a quanto pare anche su una barca. Vediamo se è vero, cioè sinceramente non ci credo molto. E... secondo voi sto andando più veloce? Non lo so, giudicate voi. Mito non accertato. Questo è un pupazzo di neve. E a quanto pare il modo migliore per ucciderlo non è a pugni. 1, 2, 3 e 4. Ok, 4 colpi. Ma questo mito dice che il modo migliore per uccidere un pupazzo di neve è utilizzando una pala, che del resto è quella che utilizzi per ottenere le palle di neve. Quindi vediamo se è vero. 1. Oh mio Dio! Con un solo colpo! Ok, quindi forse non era proprio sbagliato. Mito confermato! Piazziamo tanti Enderman nel mondo. Tanti, 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 tanti. Perché a quanto pare loro non riescono a vederti e quindi ad attaccarti se li guardi attraverso il vetro. Vediamo se è vero. Mi metto in survival. Ehi! Ehi, stupidone! Oh mio Dio, ragazzi, è vero. Guardate! Non riescono ad individuarmi nonostante sia totalmente trasparente. Ehi, vi sto dando fastidio, vi guardo. Niente. Mito confermato. Allora, questo mi sembra proprio assurdo, sinceramente, ma a quanto pare il diamante e l'uovo di tartaruga sono lo stesso identico oggetto, semplicemente ritexturizzato. Vediamo se è vero. Mettiamo un uovo di tartaruga in una mano, il diamante nell'altro e... oh mio Dio. Mi sa che è vero. Sono identici. Sono identici in tutto e per tutto, ragazzi. Ha soltanto il colore diverso. Mito confermato. Mettiamo subito la tempesta e creiamo un tridente con channeling. Per chi non sapesse cosa fa questo incantesimo, semplicemente riesce ad evocare i fulmini quando sta piovendo. In questo modo. E a quanto pare è possibile trasformare un maiale in maiale pigman con un fulmine. Figurati se funziona. Cosa? No, ragazzi, ero convinto al 100% che questa roba non funzionasse. Ma che cavolo? Aspetta, funziona sempre? Oh mio Dio, il maiale muore e nasce il maiale pigman. E cosa succede contro uno zombie? Diventa un maiale? No. Mito confermato? A quanto pare è possibile sopravvivere alla caduta di ben 4 incudini sulla tua testa. Mettiamoci esattamente sotto gli incudini. Ma perché mi voglio male, ragazzi? Mi raccomando, lasciate un mi piace, eh? Lo sto facendo per voi. Siamo pronti? Oh, effettivamente sono riuscito a sopravvivere. Assurdo. Ma che cavolo? Mi hanno tolto pochissimo. Aspetta, aspetta. Riproviamoci dall'alto, però. Ok. Tecnicamente quella foglia adesso dovrebbe scomparire. Oppure no. Ok, sono morto. Mito semi confermato. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un super mi piace se così è stato. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!